Buongiorno e bentrovati alla nostra rubrica quotidiana Un limerick al giorno toglie brufoli e cistite di torno. Pensavo di dedicare un limerick ai nostri bibliotecari, poi però mi è stato fatto notare che magari qualcuno poteva sentirsi preso in causa, offendersi, averne a male, e quindi ho immaginato di dedicarli a noi utenti, così tanto ci ricordiamo, è uno scherzo, è un gioco. Il limerick che quindi vado a leggere è dedicato per oggi agli utenti della biblioteca di Concesio. Un utente della biblioteca di Concesio, originario di Jesi, come il pugile il guantone, lui i capelli al chiodo ha appesi. Ad uno li incolla ogni mattina sul lucido testone, seguendo un tutorial di Gianni Mucciaccia, ma niente da fare. Questi scivolano inesorabilmente a imbrattargli di colla vinilica la faccia. Che dire, in poche parole, alla lucida realtà della calvizie si sono arresi. Grazie, grazie, siete un pubblico stupendo, siete meravigliosi. Vi amo. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Sì, però, insomma, questo limerick va giù veloce come un caffè, ci vorrebbe una brioche, un po' di sostanza a questa colazione. Il problema nella scelta di brani da leggere divertenti e spiritosi, ce n'è a bizzeffe, consiste nel fatto che i brani sono tutelati dalla SIAE, la Società Italiana Autori ed Editori. Poi c'è anche l'altra SIAE, la Società Italiana Autoerotismo, che sta avendo un'impennata di iscrizioni dell'800% in questo periodo. Mi spiego molte cose. Vi ricordate all'inizio quando nella fase di transizione il governo decise che attività commerciali tenere aperte e quali chiudere? Nell'elenco c'erano alimentari, farmacia, benzinai, tabaccai e negozi di ottica. Tutto torna. Comunque, per tornare alla brioche che dà sostanza alla colazione, vorrei proporvi un brano che non è di certo tutelato perché l'autore è parecchio morto. Si tratta di Olindo Guerrini, 1845-1916, che, come abbia a dire di lui Paolo Poli, fu una personalità del tutto singolare, o meglio, plurale, perché attraverso vari pseudonimi compose generi completamente diversi, pirotecnici, di poesie bizzarre, spiritose, ridanciane. E la poesia che io vorrei proporvi stamattina è... chiedo scusa, un momento di serietà, è alta letteratura, stiamo lavorando per le biblioteche, quindi bisogna alzare l'asticella, bisogna alzare la tazza, l'asticella, bisogna alzare il livello. Si chiama questa poesia, tratta dalle rime di Ergia Sbolenfi, uno degli pseudonimi utilizzati appunto da Olindo. Questa poesia si chiama Ode al Pitale, e visto l'effetto che a molti fa il caffè la mattina appena bevuto, che insomma gli dà questo senso di incombenza, di urgenza, di... eccoci, penso che cada proprio a fagiolo questa poesia. Entro nella parte. Ode al Pitale. Non sei tu il vaso di Pandora perfido, fonte di pianto e lotte, ma sei celeste dono all'uman genere. O chicchera da notte, che bel candore di ermellino! Perderlo, ahimè, dovrai il tuo smalto. Triste a tutti è la vita, e cose orribili vedrai dal basso in alto. Udrai, nell'ampia oscurità, le raffiche dell'uragan possente, o sibilar un venticel malefico dal soffio pestilente. Pender biechi vedrai nell'aria torbida il toro ed i gemelli, e incomber su di te negri monocoli polifemi novelli. Quanti atroci dolor le umane viscere celino, allor saprai, e sotto un foglio di pudore igienico nel cuor le chiuderai. Che poesia di me. Questa scelta di poesia fa proprio un po' ci siamo capiti. Da qui non possiamo che migliorare, risalire, forse, o restare nei paraggi, non lo so. Grazie dell'ascolto, buona giornata.